nella splendida location di Piazza Roma che il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Benevento festeggia i suoi 208 anni di storia e legalità. Carabinieri al servizio della patria, impegnati costantemente a rappresentare un pilastro per la rassicurazione e la coesione sociale, a lavorare incessantemente sulla formazione, addestramento e qualificazione del personale. Obiettivo: diversificare e ampliare lo spettro di capacità di contrasto alle minacce, all'ordine e alla sicurezza delle comunità. Il colonnello Germano Passafiume snocciola i dati dell'instancabile impegno dei suoi uomini. Perseguiti quasi l'80% dei reati denunciati e identificati gli indiziati di tutti i delitti più efferati avvenuti nella provincia di Benevento. Brillanti operazioni contro lo spaccio di stupefacenti svolte dalle compagnie di Benevento, Montesarchio e Cerreto San Nita, nonché le operazioni Zeus, sempre in zona Valle Caudina, contro il crimine organizzato, e l'operazione Nerone, portata a termine dal nucleo investigativo, che ha disvelato la presenza di una fitta rete operante in provincia e in tutto il territorio nazionale, con ramificazioni all'estero, in grado di gestire un vero e proprio traffico di banconote contraffatte. Fede a un impegno preso nel 1861, tanto risale la presenza dell'arma nella provincia di Benevento, le 47 stazioni carabinieri, 35 quelle territoriali, 12 quelle forestali, hanno continuato ad operare per la sicurezza della collettività, contribuendo a garantire la presenza dello Stato in località spesso distanti e isolate. Una realtà demografica come quella sannita richiede una presenza dello Stato capillare, una prossimità che riduca il disagio della mobilità, risponda tempestivamente alle richieste di aiuto della cittadinanza e sia in grado di coniugare ruolo istituzionale a conoscenza dell'ambiente sociale, valorizzando l'approccio umano e la conoscenza delle persone. Questo rientra nel nostro DNA ed è strutturale da più di 2 secoli di storia. Un impegno sinergico di prevenzione e repressione rispetto al quale il comandante provinciale plaude ai suoi militari. La cerimonia si è conclusa con la preghiera del carabiniere e con gli onori finali dello schieramento al colonnello Passafiume, che a settembre lascerà l'incarico di comandante provinciale per assumere il comando dell'importante e prestigioso centro lingue estere nell'ambito dello Stato Maggiore del Comando delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri a Roma.